Ciao ragazzi e ragazze, sono tornato finalmente! Trullo di tamburi! Mi sa che mi sono rincoglionito. E allora ecco che sono ritornato con un nuovo video finalmente! Sono passati esattamente 3 mesetti, credo, dove però io ho pubblicato 3 video, uno ogni mese, diciamo. E niente, io ho spiegato nel video precedente a questo cosa mi è successo, gli impegni che ho avuto. Certo, non ne ho parlato in maniera molto approfondita, di questo poi farò un video proprio apposta, dove magari vi spiegherò le motivazioni. Non perché voi vi dovete fare i fatti miei o perché io mi sento in obbligo a dirvi delle cose, ma semplicemente uno per conservare questo ricordo, quindi di quello che ho fatto, e soprattutto anche per rendervi partecipi e quindi farvi un po' i miei. Allora, questo video è un video dei prodotti finiti. Io non li farò ogni mese però, perché con tutta la buona volontà che io mi lavo, costantemente, quotidianamente, non riesco a finire i prodotti. Io vedo tanti altri youtubers che fanno video ogni mese, io non ci riesco. Sarà che addosso i prodotti, evito di sprecarli, eccetera. Però quindi i miei video dei finiti, dei prodotti finiti, saranno fatti quando avrò i prodotti finiti. Anche perché io non sono il tipo che utilizza una crema nuova, un bagnoschiuma nuovo, eccetera. Sono più una persona molto che ama utilizzare sempre le stesse cose, non perché non voglia migliorare, ma perché io ho dei problemi a livello epidermico e quindi c'ho, prima di cambiare un prodotto ci vado con i piedi di piombo, ecco. Allora andiamo a vedere, perché sono tanti. Prima di tutto vi faccio vedere i burro cacao, eccoli, che sono questi. Allora, questi due sono i burro cacao che erano insieme, costavano 2 euro, mi pare, 1 euro, da Tiger. Io ho letto l'inci e sinceramente l'inci era veramente fatto bene, non c'era paraffina, non c'erano parabeni, non c'era schifezze varie, e quindi le ho acquistate, le ho finite appunto ormai tutte. Peccato non ne ho trovate più, perché comunque li avrei ricomprati. Questi di solito li tengo nelle varie borse quando magari dimentico quelli buoni o questo, così sai. Però vi devo dire che hanno fatto il loro dovere, hanno protetto le labbra, le hanno ammorbidite, le hanno nutrite. Devo dire veramente, per un prodotto che costava niente praticamente. Buttiamoli. Poi ho preso questo Blistex, lo comprai a Bardonecchia un paio di mesi fa. Questo l'ho finito anche, è completamente finito. Odore agrumato, ma quando lo mettevate e lo leccavate sentivate proprio l'agrume. E l'inci comunque devo dire che è fatto anche questo bene, non c'è niente di dannoso. Nutriva, lasciava le labbra morbidissime, credetemi, per chi lavora magari a Bardonecchia nel periodo invernale è la fine del mondo. Poi ho comprato questo, l'unico prodotto di Vivi Verde Coop che vi consiglio, perché tutto il resto poi tanto ve ne parlerò. Per me, o cambiano qualcosa, perché veramente i prodotti li ho trovati inutili. Questo è l'unico che continuo a ricomprare. Certo, il prezzo secondo me è un po' altino per gli ingredienti che ci sono all'interno. Io ogni volta lo compro quando vado perché mi trovo veramente bene. L'inci è fatto bene, non ci sono schifezze neanche qui. Ci sono 4,8 grammi di prodotto e mi pare che costano quasi sui 3 euro. Ed è buono perché lascia le labbra morbide, eccetera. Però l'unica cosa che vi dico ai maschietti, se non vi piace l'effetto gloss, l'effetto comunque lucido, questo non fa per voi, perché questo purtroppo molta gente mi ci ha mai messo il lucida labbra. No, ci ho messo il burro cacao e fatti i cazzi tuoi, no? Però dico, la gente deve sempre mettere la bocca. E questo di qua ve lo straconsiglio, ragazzi, veramente fatti bene. Mi sono finiti questi di qua, che sono praticamente, ne ho finiti due, ve ne faccio vedere solo uno, l'altro lo buttiamo, e sono i fogli della Valentino, che li compro da Todis. Ce ne sono 100, sono i tovagliolini, i fazzolettini, che
che io utilizzo per qualsiasi cosa, se mi devo soffiare il naso, devo asciugare il sudore, se ho le mani sporche, li tengo magari nella mia stanza o in giro per casa o anche nel kit di make-up quando vado al lavoro e mi trovo veramente, veramente bene. Costano, mi pare, su 99 centesimi. Anche quelli di Lidl io compro, mi trovo bene. Poi ho finito invece da Lidl, la marca Sien, ho finito questo lozione detergente intimo che io in realtà l'ho utilizzato per le mani, anche perché l'odore è molto acido e non perché era andata male, ma perché questa proprio profumazione fiorita, penso, ha questa caratteristica. Vi devo dire, per le mani, tanto alla fine li lavi frequentemente, li lavi, arrivederci e grazie. È veramente fatto bene, nel senso che idrata per quello che deve idratare, fortunatamente non lascia il profumo e lascia le mani comunque morbide, non li secca, e questo è l'importante. Mezzo litro, quindi 500 ml, un euro li vale tutti. Un'altra cosa che ho acquistato è questo 2-in-1 shampoo e bagnetto, che è questo di qua, che l'ho comprato da Eurocity. L'inch è fatto veramente veramente bene, ha questo odore di miele spettacolare. Io l'ho utilizzato appunto per le mani, devo andare a provare le altre fragranze e soprattutto le altre, gli altri animaletti. Tra l'altro dietro, infatti qua dice dove è scritto, c'è un pezzettino dove dice sarò il tuo salvadanaio, non buttarmi via, guarda sul retro. Quindi qua c'è, puoi fare il taglietto per inserire le monete sia di carta che metalliche, e in più sarà carino anche colorarlo. Quindi con questo ci voglio fare un magari un tutorial, qualcosa di carino. Veramente fatto bene, idrata, profuma a lungo, non secca le mani. L'ho provato anche sul viso, vi devo dire che io ho il viso sensibile, perfetto. Veramente ti avvolge, un profumo che ti avvolge. Fatto bene, e costa 99 centesimi. Mi è anche caduto a terra. Poi che cosa ho fatto? Ho comprato il conservante per le lenti a contatto. Ho provato questo di qua, quelli piccolini da viaggio, e vi devo dire che mi sono trovato bene, anche se ha un costo un po' altino per 60 ml. All'interno ho trovato anche i contenitori dove mettere le lenti, e niente, mi sono trovato bene, non mi brucia l'occhio. Io le volte la mattina quando metto le lenti ho il problema, lenti o lentine, comunque fate finta che sto di quello che avete capito, quando le metto la mattina, poiché l'occhio è stanco ed è sensibile, quando metto di solito queste goccine nella lente e poi lo metto, di solito mi capita che mi brucia. Con questo non mi è capitato, anche se però, cioè, io non oso immaginare il packaging quello grande quanto arriverà a costare. Poi ho finito questo integratore alimentare, sono delle pastiglie, ce ne sono 30, e sono appunto integratore alimentare a base di carciofo e cardo marino, utile per favorire la fisiologica funzionalità epatica e depurativa. Io di solito li acquisto così sporadicamente, li utilizzo almeno due volte l'anno, un po' per aiutarmi, visto che ho problemi un po' di intestino. Questo non vi dico, comunque se siete di Palermo andate alla farmacia Caronna, li potete trovare perché li fanno proprio loro. La farmacia Caronna è in via Papireto, per intenderci, perché è di Palermo. E mi sono trovato bene. Non è che li ricomprerò, anche perché dico, quando è, vado e cerco qualcosa che mi può essere utile, mi faccio consigliare da una mia amica che appunto è dottoressa. Poi, non ho finito, ma non ho intenzione di finirlo, è questo Defense Deo. A me ha causato tanti problemi, è buono perché comunque neutralizza l'odore e non ti fa puzzare, perché l'ho fatto utilizzare a dei miei amici. In realtà non so se lo butterò,
o lo darò a qualcuno, oppure qui c'è scritto che si usa anche per i piedi, ma devo vedere se utilizzarlo. Allora, diciamo che un po' so io che sono rincoglionito, perché qui dice che è un talco crema, pelli sensibili e intolleranti, però ti dice che è per chi ha un'ipersudorazione. Io non ho un'ipersudorazione. Io non sudo dalle ascelle, non puzzo dalle ascelle fortunatamente, posso non mettere deodorante e non mi succede niente. Cercavo un prodotto e questo di qua, ragazzi, mi ha disintegrato l'ascella, le ascelle entrambi. Cioè mi ha tolto proprio la pelle, cioè la pelle si sfaldava, si è tolta facendo fuoriuscire la carne viva, cioè proprio, avete presente la carne rossa col sangue? Ragazzi, i dolori sono stati atroci. Io ho provato anche la versione spray e mi sono trovato molto meglio. Sarà che quello forse è meno. Questo secondo me la crema ha creato proprio un tappo tra le ascelle e la parte esterna, quindi già che io non sudavo più, io lo vado a bloccare. Magari sarò stato io, però non credo di ricomprarlo né di consigliarlo, ho troppa paura. Quindi, anzi, qua ho notato anche che si è spaccato, quindi si è fatto un bel buco, quindi buttiamolo che è meglio. E poi, cosa ho finito? Ah, inerente comunque alle goccine, il conservante, ho acquistato queste Fresh Look. Di cui comunque vi parlerò. Sono delle Fresh Look, però colore grigio brillante. Allora, devo dire che io sono rimasto molto deluso perché mi aspettavo che il risultato fosse un po' più penetrante, nel senso che la gente se ne accorgesse di questo color grigio, poi soprattutto brillante. Infatti, mi sono chiesto se prendevo il grigio normale, che era praticamente. Probabilmente la linea Fresh Look, io ho chiesto quando li ho acquistati, mi è stato detto che va bene anche per chi ha gli occhi scuri, ma ragazzi, io le ho utilizzate per la rappresentazione perché proprio il mio personaggio richiedeva avere degli occhi quasi color ghiaccio, ma credetemi, sotto la luce del sole si notava che gli occhi erano chiari, ma viravano molto sull'azzurro. Questi li ho pagati 18 euro. Non credo di riacquistare nessuna colorazione della Fresh Look. Adesso ho visto alcuni YouTubers che hanno sponsorizzato delle lenti di una marca, che adesso non mi ricordo, e sono adatte per colori scuri. Quelli li devo veramente provare. Comunque di questo vi voglio fare un video apposito dove li applico. Io ho sia il color grigio sia il colore invece azzurro, quindi ve li faccio vedere magari a confronto. Quelli azzurri li ho utilizzati quando ho fatto il video. L'elfo di ghiaccio, quindi lo potete andare a vedere. Poi ho acquistato anche questi profumi che però io ho già finito. Sono quelli, i profumi della Nani. Li compro praticamente al cinese, il negozio cinese, costa 1,99 euro, 1 euro, dipende ragazzi, sono qualcosa di spettacolare. Qui già ho tolto l'etichetta perché li volevo utilizzare, perché quando rimane gli aggiungo un po' d'acqua, tanto sono acque profumate. Questo era un aroma un po' speziato, questo invece è pepe rosa e gelsomino ed è favolosa, e qui adesso metterò pure l'acqua, e questo invece è lavanda e mandarino. Buonissimi tutti e tre, appena andrò sicuramente li andrò a ricomprare. All'interno ci sono 75 ml e basta una spruzzata, anche dopo che lavate i vestiti persiste, e sono acque profumate. Poi ho finito tre cose di dentifricio. Allora, questo era così un palliativo perché avevo dimenticato a comprarlo, e questo si chiama Acqua Fresh. Normalissimo, dico, non è che non avevo molte speranze su di lui, però penso che comunque ha lavato, ha pulito, niente di che. Ho voluto provare questo AZ3D White Lux, che questo ne parlammo anche in un video di Saverio Loris, che lui l'aveva comprato e io gli dissi che, avendo già io denti bianchi di mio,
non ho notato molti risultati sbiancanti, anche se i miei amici invece mi hanno detto di sì, ma che non durano nel tempo. Infatti anche lui mi aveva detto che voleva vedere anche lui se il risultato si vedeva. Comunque, veramente buone. Mi piace perché ci sono delle microparticelle, come se andassero a pulire molto meglio i denti. E poi il mio imbattibile Denivit antimacchia Expert. Questo di qua lo utilizzo da quando avevo, penso, 14 anni. Esiste da una vita, costava tantissimo, adesso invece l'ho trovato a 1,99. Di tanto in tanto lo continuo a ricomprare e lo utilizzo, anche se io non... Questo è per le macchie, anche se io non bevo caffè, non fumo, non bevo alcolici, non bevo bevande gassate, però vi devo dire che di tanto in tanto lo utilizzo sempre, lo uso come step e mi trovo veramente, veramente bene. E un'altra cosa che vi volevo dire è questo di qua, questi due prodottini della Vivi Verde Coop. Questo è praticamente un sapone liquido delicato che io ho utilizzato sia per l'igiene intima che per le mani e per il viso. A parte l'odore, ragazzi, che lasciamo perdere. Ci sono 250 ml e costa sui 3 euro, se non di più, ora non ricordo. Ragazzi, per me questo non pulisce. E vi parla uno che utilizza bagnoschiuma e shampoo bio. Quindi sono abituato a prodotti che non fanno schiuma, ma non a prodotti che non ne fanno completamente. Ma soprattutto ti lascia questo odore fastidiosissimo e a me sinceramente non è piaciuto. Della linea non mi piace proprio nulla. Non ho provato le creme, però dico, già non mi piacciono questo, quindi questo non lo ricomprerò. Quello intimo l'avevo comprato, mi è finito e l'ho buttato, ma anche quello non mi è piaciuto. E qui abbiamo il deodorante, che sentite? C'è, e pieno fino a qui, l'ho utilizzato un paio di volte, purtroppo l'odore è troppo delicato anche per le mie ascelle, cioè questo me li fa puzzare, ma non la puzza di sudore, ma puzza proprio questo quando lo metti. L'ho fatto utilizzare ad altre persone, le altre persone mi hanno detto la stessa identica cosa, che non fa il suo dovere, e di questo mi pare che anche Carlita, una volta ne parlò, Carlita Dolce, che è inutile, la profumazione è troppo delicata, i contenuti all'interno sono troppo delicati per poter garantire. Questo io lo farò utilizzare magari a dei ragazzini di 12 anni che non puzzano come dovrebbero puzzare poi gli adulti, ecco. Diciamo che questo io l'ho utilizzato, ragazzi, a parte che mi ha fatto sudare in una maniera vergognosa, a me non è mai capitato. Sono dovuto salire a casa a rilavarmi, vi dico solo questo. Quindi per me lo sto anche buttando perché nessuno lo vuole utilizzare, quindi lo buttiamo. Poi ho provato questo Derm Up ed è un dermofluo. Questo praticamente è il secondo flaconcino, uno l'aveva finito mio papà. L'avevo già da 2 anni, ma ha una durata di 12 mesi dall'apertura, quindi mi sono deciso ad aprirlo e di finirlo. Questo l'ho finito mesi fa. Ed è praticamente per gli arrossamenti, per chi soffre di dermatite, eccetera. Siccome mio papà durante l'ultimo periodo della sua malattia, prima di morire, ha dovuto utilizzare questo perché si è scatenata proprio una dermatite sul viso e lui ha fatto il suo dovere. Siccome costava tanto, ho detto ce l'ho, utilizziamola. Non lo ricomprerò, però fa il suo dovere. Quindi magari se avete dei problemi, il Derm Up Dermofluo, idratante, lenitivo e protettivo nelle irritazioni della pelle, fa il caso vostro. E ve lo straconsiglio veramente. È fatto bene, 100 ml, però io preferisco sempre prodotti bio. E delle cose che ho finito, ci sono anche questi due profumi, sempre acque profumate. Questi sono della... Aromi e spezie, però stiamo parlando, aspettate perché ci arrivo, stiamo parlando, ah certo, vabbè, della Chelemata, che viene prodotta a Torino, infatti io li compro direttamente dal produttore Chelemata, e ne ho altri 6 perché questi li hanno tolti dal commercio, buonissimi, perché hanno fatto nuove profumazioni. Questo è tè rosso e cannella, stupendi. Se vi capita di trovarli in giro di questo packaging così, provateli perché sono veramente, veramente ottimi. E ne ho altri 6 ancora da finire. E adesso invece ci dedichiamo a questa crema qui, che praticamente si chiama, è della Botanica, è una crema multiuso, l'inci è perfetto. All'interno ho messo l'olio di cocco,
perché così mi viene più facile utilizzarlo, e quel po' di crema che era rimasto l'ho ottenuta qui. Questa è una crema veramente buona sia dal profumo sia anche dalla resa. Io questa di qua la utilizzo per il corpo, per il viso, per i piedi per esempio. Allora, io durante il giorno no, perché purtroppo io non sopporto le creme, sopporto a stento quella sul viso, quindi figuriamoci sul corpo. Quindi io preferisco nutrirla durante la notte, quindi mi faccio la doccia prima di andare a letto, mi spalmo questa crema e vado a letto tranquillamente e la pelle rimane profumata, rimane comunque avvolgente e la pelle molto molto morbida. Già si è asciugata, ti dà un effetto fresco. Costa comunque 1,50€. 1,99 credo, 1,49, ora non ricordo, e la trovate, almeno da me la vendono da MD, il supermercato, se non erro si chiama MD. Adesso passiamo alla mia marca preferita, che è Gentlin, che viene venduta da Todis, quindi da Todis, ed è praticamente riconosciuta sia dal certificato ICEA, quindi certificato Eco Bio Cosmesi, e anche da garantito da LAV, perché non fanno test su animali, ed è creato dal da Pier Paolini, la ditta Pier Paolini, che fa veramente dei prodotti stupendi. Ecco, quando vi dico, io preferisco questi a quelli appunto di Vivi Verde Coop, sono fatti veramente bene. Allora, sono un bel po' di prodotti. Per quanto riguarda lo shampoo, io utilizzo questo, è 500 ml, è per lavaggi frequenti, è uno shampoo delicato con estratto di semi di lino d'agricoltura biologica. E questo veramente mi trovo benissimo, non mi irrita la pelle, molti ho sentito che risulta aggressivo, e io che ho la dermatite, vi posso dire che io mi trovo veramente bene. E questo costa all'incirca 1,99? No, 2,49, scusate, in offerta lo compro 1,99, 1,80, dipende. Poi utilizzo due bagnoschiuma, che purtroppo questo è senza etichetta perché già lo devo riciclare, ed è prendente il bagno doccia con aloe vera d'agricoltura biologica, e l'altro mi pare che è simile, solo che cambiano le profumazioni. Questa è fragranza fiorita, mentre questo invece è col muschio. Veramente mi trovo benissimo, 500 ml di prodotto, e costano anche questi sui 2,49€, in offerta 1,99€. Poi ho finito il detergente intimo con estratto di salvia di agricoltura biologica, questo lo compro 1,99€, non in offerta, però quando è in offerta lo compro 1,49€, e ci sono addirittura all'interno 350 ml di prodotto, ed è veramente veramente ottimo, lo utilizzo per il viso, per le mani, per tutte cose. E ho finito anche il vecchio intimo, perché hanno cambiato i packaging, che poi vi farò vedere in un video apposta, e ho finito un altro intimo in più, adesso qui non ce l'ho, ma ha lo stesso packaging, igiene normale, quindi per le mani, per il viso eccetera, eccolo qui, mi è finito, solo che ho tolto l'etichetta. Poi ho finito anche questo detergente delicato mani e sederino, che io lo utilizzo per l'igiene intima, per il viso, per le mani, mi trovo benissimo, 300 ml, questo io l'ho pagato 1,49 perché era in offerta e quindi l'ho preso, e ci sono all'interno 300 ml di prodotto. E questo bagno delicato corpo e capelli con estratto di avena sativa ed agricoltura biologica, questo è sempre per bambini, e io mi trovo veramente veramente bene, 250 ml, l'ho pagato 1,49, mi pare che costa 2 euro e qualcosa quando non è in offerta, e lascia i capelli morbidissimi. Io lo utilizzo per i capelli, per il viso, mi trovo bene, anche perché questo è molto idratante perché c'è l'olio all'interno. E quindi questa è la sezione bagnoschiuma, shampoo eccetera. Poi che cosa ho finito? Ho finito anche le creme, e ne ho finite tante, crema lenitiva, un'altra crema lenitiva, poi la nuova crema lenitiva che ho comprato, e poi la crema all'ossido di zinco.
Allora, queste creme qui, io comunque nel video che vi farò in cui vi parlerò di questa marca, vi dico già da adesso che hanno cambiato finalmente l'inci e quindi le creme sono molto più corpose e non acqua. Io già ne ho finite abbastanza, questa ce n'è soltanto un pochettino, io semplicemente taglio l'interno, come vedete, li taglio perché non voglio sprecare il prodotto, io fino alla fine devo prenderlo tutto. Cioè, quando vedo che non esce più inizio a tagliare. E sono praticamente tutte così ormai queste, guardate quante sono diventate piccole, poverine. E poi c'è pure quest'altra, le sto conservando perché devo fare anche l'altro video. E questo invece è il prodotto, certo lo stavo cercando di inserire in una dove già c'era. E poi questa invece è la crema che ho riacquistato perché già quella sta per finire e questo è il tubetto normale. All'interno ci sono 100 ml di prodotto. È comunque una crema idratante e lenitiva con estratti da agricoltura biologica. È favolosa e di questo ve ne parlerò. Mi trovo veramente bene. E c'è anche la crema all'ossido di zinco che io una già l'ho finita e l'ho buttata, ma questa ancora purtroppo la devo finire. Penso che sono arrivato qui. L'unica cosa è troppo liquida. Spero che anche di questo hanno cambiato l'inci, così almeno è un po' più corposa. Anche di questo mi trovo bene, alle volte lo metto nelle ascelle, lo metto comunque nel viso, nei punti comunque un po' più arrossati, è veramente favolosa. E niente, io adesso ho seriamente finito perché sto video penso che durerà qualche 25 minuti, però ragazzi, vi ho parlato di tutti i prodotti e spero che comunque questo video vi sia servito. Ripeto, per quanto riguarda la Gentlin farò proprio un video specifico perché ci tengo, perché lo utilizzo da diversi anni e mi fa piacere comunque parlarvene e farvi capire che con poco, con prezzi come vedete molto irrisori, con 500 ml di shampoo veramente vi dura tanto ed è fatto bene perché ci sono ingredienti buoni, tutti bio, tutti non testati su animali e soprattutto sono certificati CEA. E quindi vi farò proprio un video apposito dove vi parlerò di tutta la linea perché io acquisto anche le salviettine, acquisto tutto perché mi trovo veramente bene. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e rimanete sempre su questi schermi. Ciao ciao!